Presidente Bolami, dopo il primo tempo probabilmente non se l'aspettava neanche lei che sarebbe poi terminata 3-0. È stato un secondo tempo in cui abbiamo visto una Vastese davvero in grande forma. Ma è sempre una partita di Coppa, sicuramente il primo tempo le squadre sono studiate, il secondo tempo siamo andati più determinati, abbiamo sfruttato quelle tre palle gol che sono capitate. Siamo stati bravi e il risultato è giusto, perché l'Avezzano ha tirato poche occasioni, ha avuto... È giusto così risultato, siamo contenti perché abbiamo fatto poche amichevoli quest'anno, oggi era la prova della verità, come inizio non c'è male, però bisogna avere sempre i piedi per terra perché essendo una partita di Coppa ci sono 38 partite di campionato, che è un cammino molto lungo e duro. Mi corregga se sbaglio, la sensazione è che questa squadra abbia ancora anche altri molti margini di miglioramento, è d'accordo? Sicuramente, una squadra nuova, gente fatta di categorie, si conoscono da un mesetto e mezzo, sicuramente c'è tanto da migliorare. Siamo qua per fare il nostro dovere e vediamo dove arriverà questa squadra. L'altro giorno il sorteggio dei gironi, girone F confermato, però un nuovo format. 20 squadre, non c'è il Bari, c'è il Cesena. Franco Bolami, che ne pensi? Ma guarda, o Bari o Cesena, io penso che le partite vanno a girare sul campo. Nessuno ti regala niente e ogni domenica è una battaglia, però sicuramente c'è uno stimolo in più perché incontrerai squadre oltre al Cesena, c'è il Forlì, Sant'Arcangelo, c'è le abruzzesi, non ci scordiamo le abruzzesi, sono tutte attrezzate, però è un bel girone, dico che è una vecchia Serie C e veramente quest'anno ci divertiremo tantissimo. La stessa, come ho detto, stiamo buttando le basi per tornare in Serie C, non so se sarà quest'anno, però già al primo impatto ci siamo, anche come intorno di sponsorizzazione, di aiuto della città. Veramente ci stanno dando la mano e questo è il mio progetto, di portare più presto la Vastese in Serie C.